Buongiorno a tutti, mi trovo a Penna Piedimonte, zona Balzolo. Sto facendo una bella passeggiata, qui arriverò probabilmente alla Madonna delle Sorgenti. Oggi sto facendo il mio ultimo allenamento prima di partire. Il 7 raggiungerò San Jean Pied de Port per iniziare il Cammino di Santiago. Per chi non sa esattamente cos'è il Cammino di Santiago, potrei dire in poche parole che è un insieme di cammini ed io andrò a fare uno di questi, che è il Cammino Francese, che se non è il più importante è sicuramente il più famoso. E niente, sono qui per fare quest'ultima rifinitura in questo ambiente stupendo, uno dei miei preferiti quando voglio stare da solo e riflettere. Quindi volevo solo informarvi che vi terrò aggiornati di tanto in tanto facendo dei piccoli video con lo smartphone, quindi ogni 3-4 giorni, quando più o meno ci sarà un wifi accettabile. Sono anche qui per testare in modo definitivo le mie nuove scarpe della Salomon X-Pro, una scarpa alta in Gore-Tex. Ci ho fatto circa una cinquantina di chilometri in questi giorni, sembrano andare abbastanza bene, però voglio esserne veramente sicuro, anche se ormai è troppo tardi, partirò con queste. Per chi vuole seguire questo mio nuovo cammino e non è ancora iscritto al mio canale può farlo, in modo essere avvisato sull'uscita di ogni mio video. Oggi arriverò alla Madonna delle Sorgenti, tra andata e ritorno saranno circa 13 km. Non so quanti di voi lo sanno, ma il Cammino di Santiago lo avevo già iniziato. Sono arrivato a Burgos, ho fatto già 400 km a piedi, ma nel momento in cui avrei dovuto proseguire, purtroppo mi è stato annullato il volo a causa della situazione Covid. Proprio per vincere contro questo karma avverso, ho deciso di farlo da capo, dall'inizio, ed in solitaria. Sul cammino ogni giorno farò circa 20-30 km, anche più, tutti i giorni per 30 giorni. Quindi penso sia qualcosa di veramente interessante anche da parte vostra, se avete voglia di seguirmi. Anzi, se avete voglia di farmi qualche domanda, sotto nei commenti. Sono molto indeciso su cosa portarmi dietro in ambito di videofotografia. Sto pensando seriamente di portarmi soltanto l'iPhone, ma alla fine so già che porterò dietro almeno anche una GoPro e la Sony RX100, che è una piccola compatta. Il drone assolutamente no. Terza galleria! Ma guardate che spettacolo che ho alla mia sinistra! È la prima volta che non vedo acqua da questa fontana. Sono arrivato alle sorgenti, adesso torno indietro e nel frattempo risponderò a un paio di vostre domande. C'è una persona che mi ha chiesto se farò il Cammino di Santiago in bicicletta. Infatti, per chi mi segue sa che ultimamente ho cominciato a fare qualche viaggio di cicloturismo anche in bici. E la mia risposta è no. Sì, il cammino si può fare sia a piedi che in bicicletta, anche a cavallo, ma sono fermamente convinto di dover fare il mio primo cammino a piedi. Poi altre persone temono per la mia incolumità anche in famiglia, mi chiedono tutti se sono sicuro di dover fare questo viaggio in questo momento, dato che c'è il Covid e quindi ci saranno sicuramente delle restrizioni, delle difficoltà. Ragazzi, in qualche modo ormai penso che ognuno di noi deve prendersi delle responsabilità, sono 2 anni che siamo fermi, quindi niente, io ci provo comunque. Guardatevi intorno. Rendetevi conto che il mondo in ogni caso in qualche modo deve andare avanti. Mi dispiace per le persone che hanno subito questa situazione, ma è una guerra, è stata anche abbastanza lunga e con un po' di attenzione semplicemente bisogna riaprire. Questo è il mio semplice pensiero. Comunque io mi trovo ormai vicino all'auto, sono un paio di chilometri e vi invito, se vi fa piacere, ad iscrivervi al mio canale e noi ci rivediamo direttamente sul Cammino di Santiago. Se vi va, mandatemi un bel augurio di buon cammino. Ok? Grazie ancora, a presto!